Ecco un altro incontro con un autore, Donato Marcello Radice. Ciao, come stai? Bene, molto bene, grazie. Beh, è sempre bello sentire che uno sta molto bene perché in questo periodo stiamo riscoprendo piccole cose e dobbiamo essere soddisfatti anche di quelle. Quindi, È vero. allora, autore di NEP Edizioni, Lucano, giusto? Sì, Lucano. Quindi uno direbbe cosa vuoi di più dalla vita? Voglio un Lucano e soprattutto voglio un commissario Lucano. Commissario Lucano. Infatti, diciamo, la mia è una serie, ovvero ho scritto il primo romanzo, che è questo, La leggenda del principe Carlotto, e ambientata unicamente in Basilicata. Questa mia idea mi è venuta facendo un giro in Sicilia, nella parte sud, Nola, Cicli, Ragusa e quant'altro, e ho notato quanto effettivamente la potenza della letteratura potesse incidere sulla realtà. Loro lì hanno avuto un forte impatto grazie a Camilleri, Camilleri certo. e i suoi romanzi, e questo ha portato una forte notorietà, un turismo, possiamo dire, letterario. A che io, parlando con la gente, insomma, mi dicevano da quando c'è il commissario Montalbano, noi qua vediamo turisti, prima non veniva nessuno, Non veniva, certo. nonostante avessimo dei posti bellissimi, non si vedeva persone. Allora mi sono chiesto, ma in Basilicata che succede sotto questo punto di vista? Abbiamo noi effettivamente commissari, personaggi letterari che possono attrarre l'attenzione del turista? E guardandomi un po' in giro, ho notato che c'era questa la vice ispettrice Tataranni, Sì, è vero. che di Vene della Venezia, non mi sfugge il Sì, nome, sì, sì, sì. però che diciamo è nella zona, diciamo, del Materano. Ok, io invece sono della zona di Potenza, e quindi ho visto che, diciamo, il Potentino era scoperto, mettiamola così. Vabbè, e quindi ho iniziato pian piano a costruirmi un commissario che in qualche modo potesse essere una sorta di mio alter ego, forse un po' più coraggioso, più temerario, non lo so. Comunque, qualcuno che potesse rappresentare la parte di Potenza, Potenza. e sono uscito fuori con il commissario Felipe Sebastian Crocco. Sì, Sì. scusa, scusa. C'ha un nome e un cognome che la dicono tutta, insomma, perché Felipe e Sebastian sono due nomi spagnoli. Questo perché il padre era un filo borbonico, come ce ne sono molti nelle nostre zone, ancora che ricordano quel periodo in maniera positiva. E poi Crocco, perché da noi abbiamo avuto un brigante, forse tra i più importanti della storia, che appunto Carmine Donatelli Crocco, che era il generale dei briganti nell'epoca post-unitaria. Per cui ho voluto in qualche modo Unire. con sì, unire queste cose. Lui è l'ultimo dei discendenti. Adesso attualmente discendenti Crocco, proprio col cognome Crocco, non ce ne sono. Per cui me lo sono trovato così, diciamo, pronto. E questo. Quindi ho creato tutta una backstory a partire dal 1860 in poi. Beh, una bellissima idea perché appunto il fatto di localizzare
l'immagine e la storia, insomma, dargli un contorno tangibile è una cosa che piace a tutti i lettori. Come piace ai lettori la serialità del personaggio, quindi la curiosità di dire cosa succederà nel prossimo libro, quando lo rivedremo, cioè, è un interesse fondamentale, soprattutto nel mondo della narrativa che può essere giallo o non giallo, perché fra giallo e romanzo, insomma, sfumature possono essere veramente minime, però è importante. È importante che tra l'altro tu l'abbia fatto per il tuo territorio, perché, come dici tu, si parla molto della parte più di Matera, nonostante Lucania sia piccola, e quindi già, è già parlarne è un aspetto positivo. Quindi la parte di Matera se ne parla molto di più rispetto a quella di Potenza. Quindi dare una valorizzazione a un territorio che è altrettanto pregevole, altrettanto in grado di offrire ottime soluzioni, ottime attrazioni, insomma, quindi è bello poterlo farlo attraverso la lettura. Qual è stato? Tu, tra l'altro, sei anche ho letto un appassionato di cinema, quindi hai una mentalità, una predisposizione un po' cinematografica, quindi nella scrittura probabilmente la scrittura diventa una sceneggiatura, diventa un discorso molto più completo e tecnico anche. Sì, diciamo che quando ho presentato il romanzo alla mia editor, Alina Pedio, lei, dopo averlo letto, mi ha detto una cosa, ha detto, vedo nella tua scrittura molta immaginazione, cioè vedo molto che hai scritto attraverso le immagini. Okay? Io non mi soffermo molto a grandi descrizioni, ma vado avanti più che altro con l'azione e con la forza dell'azione e quella delle parole. Proprio perché un giorno mi piacerebbe che, come non so, i bastardi di Pizzo Questo Falcone, Falcone, sì. piuttosto che il commissario Ricciardi, piuttosto che il commissario Montalbano, eccetera, eccetera, vorrei vedere la sceneggiatura pronta e quindi diciamo, anche una serie pronta su questo. Quindi L'avevo pensato anche questo, insomma, che una volta, un giorno, quando questo commissario diventerà famoso, qualcuno ne prenderà i diritti. un lino guanciale del caso, insomma, che Esattamente. potrebbe essere, immagino, un interprete perfetto per il tuo personaggio. Può essere. Quindi ho sempre pensato che questa storia potesse in qualche modo essere traslata almeno in televisione, non dico al Certo, cinema, perché certo, il cinema certo, certo. sarebbe tanto. Poi per quanto riguarda la serialità è stato il mio primo obiettivo. Quando ho contattato la NEP, la prima cosa che ho fatto è mandato la scheda del progetto in sé per sé, non quella del romanzo, in maniera tale che loro Potessero sapessero identificarlo. che Sì. appunto la cosa non sarebbe terminata con un solo romanzo, ma appunto sarebbe andata oltre. E poi la cosa secondo me interessante è che ogni romanzo, per come l'ho strutturato io, è ambientato in paesi diversi, in luoghi diversi, per cui in qualche modo va a analizzare quelle che sono le problematiche e le strutture di quei posti, per cui va piano piano, va un po' come quei giochi di strategia, no? Che vanno piano piano scoprendo Nuovi i terreni, luoghi. nuovi terreni, sì. Beh, Esattamente, esattamente. Sì. è un'idea molto bella che dà ancora più forza all'ambientazione. Quindi, quando si è attenti all'ambientazione, secondo me il personaggio ne esce rafforzato, ne esce anche più identificabile. Quindi si danno dei connotati precisi, sembra quasi di vederlo anche leggendo. Sì, esattamente. Ovviamente rimane sempre letteratura, però per chi già conosce quei luoghi si può
si può riconoscere in qualche modo. Spero di non aver fatto torto a nessuno, diciamo, nei personaggi inventati, ma tratti da personaggi reali. E spero che, invece, per chi non conosce queste realtà, possa in qualche modo ispirare una certa curiosità, ecco, almeno per visitarle. No. Cioè, l'obiettivo principale è quello, l'obiettivo principale è quello. Beh, è molto, molto bello e molto sottile e fine quello che tu hai fatto, perché immagino che il luogo venga riconosciuto e sia riconoscibile in maniera molto pudica, quindi quasi in maniera naturale, insomma, giusto. Piuttosto che far viaggiare la fantasia su campi che non esistono, che non conosciamo, poter un domani invece ricondurre il pensiero a qualcosa di tangibile, di fruibile, è quello che, non dico va di moda adesso, ma probabilmente è sempre stato così. Se andiamo indietro nella letteratura, ho detto in altre interviste, Salgari raccontava di luoghi che non ha mai visitato, non ha mai potuto vedere. Quando invece si racconta di luoghi che si possono vedere, scatta quella curiosità umana, che è giusta, è uno stimolo, farla scattare, nel verificare che cosa c'è di vero in quello che si racconta. Quindi Certo, è anche infatti io molto mi... impegnativo da parte tua, perché comunque nei dettagli bisogna stare, non dico precisissimi, però bisogna attenersi a un canovaccio abbastanza reale, quindi bisogna essere anche molto attenti, fare molta ricerca, fare molto approfondimento. Sì, io do anche una, diciamo, una forte attenzione a quella che è l'aspetto linguistico, Sì. dialettale. Io lo conosco il dialetto, ovviamente lo parlo, ho vissuto in Basilicata per quasi 20 anni, però una cosa è parlarlo, un'altra cosa è scriverlo, per cui io mi sono dovuto munire di libri che appunto mi spiegassero come scrivere il dialetto, quali sono gli accenti da mettere, e quindi ho fatto anche un lavoro, diciamo, linguistico, ecco. Ovviamente prima l'ho scritto in italiano, Certo. E poi in alcune parti, soprattutto in alcuni dialoghi nel quale parla magari una persona non estremamente colta, insomma, anche perché da noi quasi tutti parlano in dialetto, ecco, Sì. a parte poche persone, e ho ricostruito un po' quell'aspetto dialettale che secondo me è importante. Certo, è una modalità per farsi capire, insomma, in maniera concreta. Poi ho dovuto ovviamente mettere sempre piedi nota, a volte magari mi ero accorto che avevo calcato un po' troppo la mano e che magari un non lucano non avrebbe capito, per cui ho dovuto scrivere la traduzione. Però per, come dire, per dovere letterario mi sono sentito di scriverlo in dialetto, anche perché è un dialetto che è vero che viene praticato, ma è anche un dialetto che purtroppo sta morendo, come tanti Sì. dialetti italiani, perché poi alla fine i giovani se ne vanno, rimangono soltanto gli anziani, sono loro che lo parlano. Sì, in Gli famiglia se ne anziani, parla già, sempre meno, certo, gli quindi. anziani dopo un po' scompaiono, e con loro scompare anche la parte dialettale, ma come la parte culturale, insomma. Certo, Purtroppo assolutamente. siamo in zone che colpite da un'emorragia enorme, insomma. E quindi ricordare il mio paese in questa maniera, metterlo in risalto, è l'unica cosa che posso fare per sdebitarmi della mia infanzia, diciamo, Senti, il tuo paese specifico è? ecco. San Fele, San Felice, sugli Appennini Lucani, nella parte nord-est no, nord-ovest della No, Basilicata, sì. vicino alla zona Vulture Melfese. Sì. E infatti lì il paese è il paese scelto dal commissario
Crocco, dove abitare, diciamo, Certo. mentre lui c'ha il commissariato a Melfi, va a Rio Nero dove c'è la zia e le indagini le svolge un po' su tutto il territorio. Quindi Certo. cerco in questa maniera di toccare più luoghi possibile, ecco, e descrivermi nella maniera migliore. Bellissimo, bellissimo. Ottima idea, complimenti davvero. Ci convivi con questo commissario? Ogni tanto gli telefoni, vi sentite, vi parlate. Beh, devo essere sincero, è dentro di me. Ah, Tutte le ok. sue paure, tutte le sue angosce, tutti i suoi problemi sono i miei, ma anche Li hai le assorbiti, sì. soddisfazioni. L'ho Certo. assorbito, infatti mi assomiglia tantissimo in molte sfaccettature. Quindi io E ci spero che rivedo. un giorno mi venga accomunato proprio, accomunato a lui. In qualche modo, cioè quando pensano a me, penseranno anche al commissario Crocco o viceversa, ecco. E per cui spero di continuare di scrivere già il secondo romanzo, che in realtà è già in cantiere, per Bene, cui questa bene, noi volta sì. siamo curiosi di leggere che cosa succederà in questa serie che prosegue. Senti, un grande in bocca al lupo, complimenti per quello che hai fatto, che stai facendo. Invitiamo i nostri amici, utenti, autori, lettori, eccetera, a conoscere te personalmente il tuo scritto, perché comunque una buona lettura fa sempre bene a tutti. Quindi abbiamo la possibilità di conoscere anche tra l'altro un territorio che chi non conosce bene può approfondire, può incuriosirsi e poi un domani, quando la virtualità sarà meno virtuale, magari visitare fisicamente queste zone che sono bellissime. Grazie. Grazie a te.